Allora, secondo appuntamento con la rassegna letteraria Stai senza barcode, stiamo ospiti di Carla Campea, questa signora bellissima che conosceremo meglio. Siamo in via dei Cappellari 92. L'esordiente di oggi è Andrea Barbicelli e il suo libro Scopriremo ogni cosa nel dettaglio. Due cose per raccontarvi cos'è Stai senza barcode, la nostra rassegna letteraria e anche la nostra associazione. Sei senza barcode, con l'after del Sei senza barcode, nasce con questo nome per due motivi. Abbiamo voluto giocare sul sei, come dire, sei diventato Sei senza barcode, sei perché abbiamo raggiunto il sesto anno di attività ed è, insomma, per l'associazione, per il nostro sito, motivo di grande orgoglio. Da autore continuamente emergente ed associazione culturale che ha nello statuto proprio la voglia di promuovere gli autori emergenti, questa rassegna letteraria era naturale, era scontata, arrivata quasi un po' da sé. Gli autori sono tantissimi, di Andrea parleremo molto. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che scrive veramente un italiano bellissimo, quindi fosse anche solo per godere di un buon libro ben scritto, vi consiglio di portarlo con voi, di leggerlo e di studiare questa storia molto bella, ma ripeto, un italiano corretto, bello, quasi paura di dirlo in italiano scorretto. Allora, prima di parlare con te, Andrea, voglio ringraziare e conoscere meglio anche Carla, alla quale regalo subito la nostra tessera dell'associazione. Grazie, perché anche tu oggi sei senza barcode. In realtà io la conosco già da un po' di tempo, sì. È già stata ospite del nostro sito con delle interviste insieme ad Emanuele. Esatto. Ci racconterai un po' tutto, dove siamo, cosa abbiamo intorno. Allora, intorno abbiamo tutto il bello di Roma, il Novecento. Siamo appunto a Via dei Cappellari, che è tra Campo dei Fiori e Piazza Navona, quindi il centro dello storico di Roma, dove appunto si respira un'aria, è una zona che si respira un'aria veramente artistica, perché sono molte gallerie, botteghe, artigianato, insomma c'era un po' di tutto. E quindi penso che qui l'arte, insomma, fa da padrona. Una delle cose che ci accomuna è proprio la voglia di aiutare gli artisti emergenti a farsi conoscere. E tu e Emanuele avete dato vita ad un corso, poi una masterclass. Sì, sì, sì. Diciamo che, insomma, la filosofia proprio di questo spazio è proprio quello di dare spazio agli emergenti. E quindi siamo sempre attenti, diciamo, alle nuove situazioni e qualsiasi forma di arte, che può essere appunto arte pittorica, arte del gioiello, dove appunto noi siamo molto afferrati in questo, ma anche appunto arte letteraria, perché insomma siamo tutti gli arti che stiamo parlando. Sì, con Emanuele abbiamo appunto appena concluso Emanuele Leonardi, ovviamente un orafo romano, abbiamo appena concluso una masterclass qui proprio in questo locale, svolta da settembre a tutto ottobre, e adesso il 3 novembre c'è stata appunto la serata finale, l'evento finale, dove hanno esposto appunto 9 artisti partecipanti a questa masterclass. Ecco perché quando io ho letto la sinossi di questo libro ho pensato subito a voi. Questo libro è un post-atomico, c'è il fantasy, c'è l'amore, c'è l'amicizia, c'è veramente un po' di tutto, e ho pensato a te quasi come un ritorno alle origini, all'antichità, alla vostra arte, la cera persa, insomma, mi hai raccontato diverse cose. Vi inviterò anche a venire a conoscere Carla, ne vale veramente la pena. Adesso mettiamo in difficoltà il nostro autore con le domande più piccanti che è possibile fare. Innanzitutto, Andrea, è il tuo primo libro. Esatto. Andrea è giovanissimo, è del 90, quindi giovane sicuramente, emergente anche. Il Seme Bianco ti ha pubblicato questo bel libro, raccontaci un po' com'è andata. Allora, io avevo già provato a pubblicare un libro negli anni precedenti,
ma non c'era riuscito. E in realtà quasi per caso ho letto un giorno online che la Castelvecchi offriva comunque l'occasione di provare ad inviare i manoscritti. Sì, perché ricordiamo che il Seme Bianco è una collana di Castelvecchi, esatto. Quindi una grande casa editrice che ha comunque una storia e delle fondamenta insomma importanti. Esatto, e conoscendo comunque la serietà e anche la validità del catalogo Castelvecchi, insomma, ho inviato pertanto questo manoscritto direttamente alla Castelvecchi e mi è stato risposto che non rientrava direttamente nei loro linee editoriali, però mi consigliano di inviarlo alla loro associata, appunto, il Seme Bianco, che invece tratta autori emergenti e anche questo tipo di letteratura, quindi letteratura più fantasy, insomma un pochino più di nicchia. Ok. E quindi li ho contattati e è andata benissimo. Quando hai cominciato a scrivere in Bastia e Dominio? Dominio risale la prima bozza a una decina di anni fa circa, forse anche qualcosa in più. Poi nel corso degli anni, un po' come adesso, diciamo che userò un paragone che non è per niente impegnativo, un po' come Manzoni con I Promessi Sposi, che ha rivisto più e più volte il famigerato Fermo e Lucia, l'ho poi rivisitato parecchie volte nel corso degli anni. L'ultima volta un paio d'anni fa, perché rileggendo mi sono reso conto che non mi piaceva più. Piaceva la storia meglio, ma non in modo in cui è narrata. Sei stato bravo perché sei riuscito a non far capire questo stacco di tempo. Molto spesso gli autori riprendono in mano delle opere dopo un po' di tempo e si sente chiaramente che è stato scritto in età magari più adolescenziale e poi più maturo. Invece sei stato bravo a scrivere in modo omogeneo. Te ne dico ancora una per metterti un po' in imbarazzo, poi andiamo all'interno della storia. C'è moltissima cultura generale, si parla, è molto bravo in geografia, secondo me, in storia e in lingue. Hai studiato molto per questo libro? Abbastanza, soprattutto a livello storico e quanto alla geografia invece un po', diciamo, si è trattato di conoscenze personali e un po', confesso, di per qualche dubbio, qualche paesino magari citato, che è chiaramente un po' meno celebre di grandi città come possono essere Roma, Vienna o Strasburgo, di cui si parla nel libro, per qualche paesino in più invece mi è stato molto d'aiuto Google Maps e Google Earth, quindi è stato abbastanza... Secondo me il più grande aiuto arriva dalla tua famiglia, non perché ho conosciuto Daniele o perché Daniele oggi abbia portato le pizzette, i panini, non è assolutamente per quello, però aiuta. Ma aiuta assolutamente, quindi partecipate alle presentazioni di Andrea, se non altro per la mamma che lo accompagna. Se è corruzione a basso costo. Allo stato puro, ma l'ho pensato subito, quando ho letto il libro era, come posso dire, scorrevole ma ragionato, si sentiva che c'era qualcosa sotto, oltre sicuramente un ottimo editing e cura, sì, da parte della casa editrice. Ho fatto un ottimo lavoro. Quindi... Allora, io ho letto Dominio e dopo la 20ª pagina ho detto, ecco qua, c'è il messaggio politico, c'è la fazione nera, quella rossa, c'è... Possiamo dire come si chiama, no? Certo, certo. È scritto, vero? C'è Gaia. E ho detto, vabbè, questa persona si occupa di politica, vuole parlarmi di politica. L'ho chiesto ad Andrea, mi ha detto, no. Però mi ha detto in maniera talmente naturale che mi sono convinta che... Che è il contrario, ovviamente. No! Che o è molto bravo, e si parla molto bene, oppure è veramente così e non sa... Forse anche perché è così tanto bombardato da messaggi politici. Partiamo dall'inizio. Dominio, il titolo, poteva essere molto diverso, poteva essere titolato in maniera differente, Dominio, che alla fine è il titolo più naturale e più semplice. Beh, volevo insomma un titolo che colpisse subito, senza troppi giri di parole. Poi comunque il Dominio, oltre ad essere il nome di una delle fazioni protagonista del conflitto di cui si parla nel libro stesso, per l'appunto sta anche un po' a significare il dominio, anche quello che il protagonista ricerca un po' sulla, se vogliamo, sul proprio stato d'animo, che comunque è un protagonista che di certo non vorrebbe trovarsi nella situazione
in cui si trova nel corso del libro, più volte, ha avuto una vita che non è esattamente semplice, nel senso che oltre a vivere in un mondo devastato da una guerra nucleare, ha anche avuto una storia personale abbastanza travagliata, e come tale diciamo che a volte vorrebbe in qualche modo anche lasciarsi andare un po' alla tua commiserazione, perché no? E in questo poi anche con l'aiuto del suo migliore amico riesce insomma anche un po' ad evitare di deprimersi troppo, tra virgolette, diciamo, e quindi poi di fare quello che è necessario fare nel corso della storia. E alla fine ritiene anche di, senza dare insomma troppe informazioni, ritiene anche di, come posso dire, di assolvere il proprio compito nella maniera migliore possibile per se stesso e anche per il resto dell'umanità sopravvissuta al conflitto. C'è molto amore. Questo passaggio l'ho segnato a penna, cosa che non faccio mai sui libri perché non posso sopportare di rovinarli, invece questo l'ho fatto a penna, dovrebbe essere segnato. Sì, vi dico, l'ho segnato proprio in maniera netta. L'amico stette in silenzio per alcuni istanti, poi disse: se non c'è spazio per l'amore, questo mondo, cosa vuoi salvarlo a fare? È forte, eh? Che è una piccola, o meglio, riadattata citazione da un film che adoravo da bambino, devo dire, però comunque poi l'ho un po' elaborata. Il film era Lost in Space, non so se qualcuno l'ha mai visto, non era proprio sull'amore, però diciamo che ci stava bene una citazione riadattata in questo caso. Quindi penso che nessuno abbia visto Lost in Space. Le reazioni, diciamo. Però siamo tutti molto curiosi di sapere chi è che ti ispira così tanto amore. Beh, diciamo che la risposta è abbastanza facile, qui in prima fila. Che ti ha contestato qualcosa? Sì, la storia d'amore. Beh, sicuramente non è il, per quanto insomma la ritenga importante, per quanto sia poi importante anche ai fini della storia personale del protagonista, sicuramente non è l'aspetto principale. O meglio, sicuramente non è l'aspetto che sento che è trattato nel modo migliore. C'è però probabilmente qualche altro passaggio è meglio sviluppato, in questo caso sicuramente. L'amore è molto forte, ma c'è un altro elemento molto forte, che è la natura, la potenza della natura. Esatto. Parli dei ghiacciai. Mm-hmm. I ghiacciai eterni hanno resistito a tutto questo. Quali sono i tuoi ghiacciai? Quali sono i miei ghiacciai? Nella tua vita, i tuoi capisaldi, i tuoi pilastri. I punti fermi. Mm-hmm. Sicuramente la mia famiglia, comunque, che qui ovviamente mi ha dato una grossa mano, non solo per la pubblicazione di questo libro, ma per generale. Le pizzette, quello è un rapporto essenziale. Di questa intervista verranno ricordate le pizzette. Per i TV mi dirà: io voglio le pizzette. Le porteremo senza problemi. E poi diciamo che sicuramente un pilastro è essere due in prima fila, ma non voglio indicarla, né mettere l'imbarazzo. Sempre con il pH. No, è quella, anzi. Il vino non rientra neanche poi negli apprezzamenti principali. Ma come la difende? E poi sicuramente l'amore per la scrittura, che comunque c'è da tanti anni, quindi continuo a portare avanti. E si spera insomma che presto anche la storia professionale sarà un punto fermo, diciamo che è in itinere, ci stiamo lavorando. So che tu non sei un solo scrittore, ma sei anche? Sono praticante avvocato e diciamo che sono molto fortunato perché lo studio di mio padre, quindi è una grandissima fortuna e sto cercando di assumere la qualifica in tutto e per tutto. Adesso a dicembre c'è l'esame e quindi sto studiando anche per quello, infatti, e speriamo che vada bene perché deve. Chi è Gaia? Gaia, a parte la figlia di mio cugino, ma questo non è diciamo che non rientra nella storia del libro. Ma non saprei dire se c'è qualcuno per cui corrisponde Gaia, nel senso che, perché adesso detta così sembrerà un libro forte tendenza ecologista o comunque a tutti i costi, in questo senso non è necessariamente quello, è un po' il, se vogliamo, anche il l'equilibrio, che è un'altra parola che ritorna spesso nel corso del libro, un po' l'equilibrio che insomma si spera che guidi le azioni di tutti, ma questo in generale.
meglio stato Virtus, dicevano i romani. Quindi mi chiedo, qual era la parte più difficile per me? Qual è stata la parte del libro più difficile? Io sto cercando di parlarne dando per scontato che ognuno delle persone che ci ascolterà lo prenderà in mano, lo studierà, lo leggerà, perché è bello scoprirlo un po' per una volta. Perché sei molto bravo nel mantenere il segno, il punto, il filo, ma cambiare location, il linguaggio, ogni personaggio ha un linguaggio proprio. Molto spesso ci troviamo davanti a libri che risultano un po' piatti, perché ogni personaggio scrive, parla, quindi di conseguenza lo scrittore mette su carta le parole nello stesso modo. A volte ci sembra di sentirli, no? I personaggi mentre noi leggiamo, e alla fine hanno tutti la stessa voce, i tuoi no. Meno male. Dove è stato complicato scrivere? Dove c'erano magari molti passaggi? Sicuramente la storia d'amore. Ma a parte questo, no. Le parti diciamo più difficili, o meglio, le parti descrittive, c'erano cioè parecchie descrizioni nel libro, sono difficili nel senso che a volte devo un po' trattenermi, nel senso che amando scrittori iperdescrittivi come Ken Follett, a volte la penna insomma un po' travalica poi il senso dell'equilibrio, per l'appunto della misura, quindi parecchie cose ho dovuto un po' tagliare, perché mi accorgevo che magari a me piaceva anche molto in un tributo di egoismo rileggerle, però poi mi rendevo conto che tre pagine di descrizioni che portavano altrove il lettore rispetto alla storia non era il caso, insomma. Quindi sei stato anche molto critico con te stesso. Ci provo. Provo sempre ad esserlo, infatti sono già sicuro che fra 2 anni magari lo rileggerò e dirò: ma qui dovevo mettere una virgola in più, oppure un inciso, non ho dubbi al riguardo, però infatti è meglio che sia stato pubblicato, almeno è cristallizzato, non si cambia e non posso più ripetere. Domanda leggera leggera, Andrea Barricelli crede in Dio? Ci spero, diciamo così, via. È una risposta neutra, però... Sveliamo un po' perché ne abbiamo parlato di Dio, svelacelo tu. Dio, no? A un certo punto lui è un anticlericale. Ah, come no, sì. E crede all'esistenza di Gaia. E non di Dio, esatto. No, ma però quello non sono necessariamente io. Diciamo che mi faceva comodo avere un personaggio che fosse un po' disilluso nei confronti di tutto. E ti è diverso da te il protagonista? Sì, per fortuna. Credo. Quindi è ancora più complicato scrivere. È più facile avere un protagonista ispirandosi a se stessi, no? Io forse sono un pochino più simile all'amico, che invece è un pochino più ironico, quindi... L'avevo pensato. Vero? Sì. Non si vede bene. Quando a un certo punto, una nota di colore, ho chiesto ad Andrea di fare un video per presentarsi al pubblico e invitarlo a questa presentazione. Ho usato 2 volte e poi non mi impacchettare. No, mi manda 2 video su WhatsApp. Uno è quello che poi ho pubblicato e l'altro che era simpaticissimo ma impubblicabile. Immaginavo, perché l'ho apposta. Ma non perché non fosse in linea, a me in realtà è piaciuto molto. Ma perché col suo bel faccione si è messo proprio così e quindi quella faccia che voi vedete, a parte qui ma qui, immaginatela aumentata di 50-70 volte, quindi era impossibile da vedere. E però era carino, dicevo, se volete leggere un bel libro, mi ha scritto una bella storia, non venite, esatto, andate da un'altra parte. Quanto ti piace invece il tuo libro? Tanto, sono abbastanza soddisfatto del risultato finale adesso, per appunto fra 2 anni cambierò idea, però mi piace rileggerlo. Comunque io quello che ho sempre pensato, un libro prima di piacere a chiunque altro, se non piace a me chiaramente non va bene, nel senso che non avrei mai pubblicato una cosa che non convinceva in primis il sottoscritto. L'hai riletto dopo che l'hai pubblicato? Assolutamente sì, ci sono errori? No, chi avete fatto sta cazzina? No, sono io. No, di solito... La libreria è tutta mia. Vero. Molti autori, compreso la sottoscritta, vivono un po'... Io vivo come un
un parto, no? Il libro. Nel momento in cui è scritto e va all'editore, c'è il visto, si stampi, è come se raggiungesse la maggiorità, se ne va. E ora è in balia del mondo, verrà giudicato, verrà magari maltrattato, qualcuno lo scriverà a penna o farà quella cosa odiosa di piegare i lati del libro, no? Ho un attimo i brividi. E io non potrò più fare nulla per lui. Io. Quindi quando gli arrivano le copie, la copia di prova o che sia, non lo leggo mai, non lo voglio vedere. Me ne voglio distaccare, sarà per questo che non ho figli, se no ti abbandonerei ad un certo punto della vita. Però apprezzo moltissimo le persone che riescono a tenerselo per sé. Un giorno, salendo su un treno, tornavo da una presentazione, ho trovato una persona che aveva in mano un libro e lo stava leggendo. Non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa ne pensava. Tu l'avresti fatto? Bella domanda. Magari mascherando, dicendo che ne pensi di quel libro, mi hanno detto che è molto bello. Ma se mi avesse detto è vero, qualcosa, esatto, se mi avesse detto è bellissimo, piacere, sono io, se mi avesse detto fa schifo, ah, mannaggia, esatto, scelto, un po'. Non lo compro, se me lo dici tu, no. Esatto, mi fido, non ci penso neanche. Il 2 aprile, a casa a pensare perché il 2 aprile è nato un tuo grande nemico o è una data generica? Il 2 aprile è una data assolutamente casuale, non ha significati, quindi è stata presa istinto, diciamo. Sono detto prendiamo un giorno che può essere un giorno buono per l'Apocalisse, ma non c'è un buon tempo. Ma che faccio oggi l'Apocalisse? Siamo così, devastiamo il mondo. Ah, ma mi fa la pizzetta che ho preparato l'Apocalisse. Esatto. Forse era un giorno in cui non c'erano le pizzette, quindi è stato. L'intera presentazione avremmo potuto farla su questa parola. Poi questa frase, poi il 2 aprile il mondo era finito. Molto ben augurante. Il mondo era finito, il mondo ricominciava, il mondo cambiava, in realtà. Cosa è successo il 2 aprile e cosa è successo dopo? Beh, il mondo finiva era un proprio adattato come slogan, colpisce di più forse rispetto al mondo ricominciava, anche se poi con i fatti ricomincia per fortuna, se no lì si sarebbe interrotto al primo paragrafo e non sarebbe stata una buona storia. E cosa succede? Succede che c'è un conflitto nucleare, ovviamente, non ci poteva non essere un conflitto nucleare, e quindi il mondo cambia per forza di cose, cambia il modo in cui cambia la vita di coloro che sopravvivono, di fatto il mondo torna a un secondo medioevo, ma non al medioevo quello comunque apprezzabile dei grandi imperi storici, al medioevo più duro, più difficile, dove chiaramente il sole è oscuro, in questo caso nel medioevo non c'entra nulla, ma il sole è oscurato dall'inverno nucleare, c'è difficoltà quindi di coltivare, c'è difficoltà a procurarsi il cibo. Il mondo è attraversato da carovane di profughi che si spostano da una città all'altra sperando di trovare un luogo sicuro. Non è insomma un mondo felice o un mondo facile, però poi comunque nonostante tutto la vita va avanti e alla fine si riesce, si spera, quando si vedrà nel sequel, si riesce a trovare un nuovo equilibrio tra le parti in lotta e non solo. Sommato anche nei momenti peggiori poi c'è sempre una speranza. Prima ho parlato e l'ho interrotto un paio di volte e ho detto adesso lo faccio finire, voglio vedere come conclude la frase. Bravo, hai concluso bene. Carlo, vorrei farti una domanda. Tu sei un artista completa di ogni cosa, ti offri di pittura, di scultura. Da quello che stai sentendo, hai bisogno di un'immagine? Sì. Cosa creeresti? Ecco. Oddio, niente di positivo. Stiamo parlando di Apocalisse. Però anche nelle cose, ecco, insomma, volevo dire, l'artista poi interpreta, no? Perché ovviamente c'è la possibilità o di lavorare su commissione e quindi è un'altra cosa, o di lavorare proprio per propria ispirazione. Se magari l'ispirazione, il tema è questo, io personalmente troverei sempre il modo di avere, ecco, quello spiraglio di luce, cioè quella positività, quella parte
diciamo, bella della storia, perché c'è sempre una parte bella, insomma, no? C'è sempre il risvolto positivo. E io cerco di cogliere sempre quello, c'è, anche nelle cose negative. C'è anche questo libro, e sono sicura che quando lo leggerai, sì, chiamerai me, chiamerai Andrea, sì, dicendo che l'immagine che hai visualizzato è diversa da quella che hai visto e pensato all'inizio. Sì, sicuramente. Ne sono molto convinta. Sì. Sì. Io poi lascerò spazio anche alle domande, ma noi abbiamo la domanda infame. Quella che noi facciamo, che io faccio sempre ogni volta che faccio una presentazione, perché un mio carissimo amico, che si chiama Valerio Achille Semenzin, chi si occupa di libri, di, conosce Valerio in qualche modo, o lo conoscerai, la fece a me alla prima presentazione del mio libro, era un saggio, quindi non c'entrava proprio niente con un romanzo, un racconto. Mi chiese: tu ora ti senti uno scrittore? Mi ci sono sempre sentito, no? No, scherzo. Spero, diciamo, di diventarlo. Mi questo piaceva molto la tua prima risposta, devo dire la verità. Questo è un... è una, diciamo, un'opera prima, questo è un primo tassello sicuramente importante. Poi, diciamo che si spera di continuare, e allora si vedrà. Per adesso è un bellissimo hobby che è diventato una realtà e si è concretizzato con questo primo libro. E poi speriamo che continui. Io ti auguro di avere tantissimo successo, ma ti auguro di continuare ad essere, a sentirti un autore emergente, perché ci sono delle cose da questa parte del mondo bellissime. C'è l'entusiasmo, la scoperta continua, no? Anche per un artista, non sentirti mai arrivato. Sì, uno scrittore, secondo me, ti senti di essere, ma ti auguro di divertirti. Con l'entusiasmo dell'emergente. Esatto, quello che io voglio. Speriamo sempre. Allora, io so che c'è una persona che voleva fare una domanda. Ma sicuramente molti saranno. Lei scusi, Ma... una brutta persona. No, non serve, non serve. Allora, hai detto che per stile di scrittura, diciamo dal punto di vista della descrizione, ti sei ispirato a Ken Follett. C'è qualche... anche troppo. No, secondo me no, anche troppo. Nella giusta misura. La domanda è: hai avuto anche altre ispirazioni letterarie mentre scrivi questo libro? Ti sei ispirato a qualche autore in particolare? Beh, uno su tutti, che poi è il mio scrittore preferito, insomma, per ampio distacco, è Stephen King. È un po', insomma, il mio modello. Me sono scelto uno semplice, non ha venduto per niente centinaia di milioni di opere, e dalle cui opere non sono per niente stati fatti film, quindi diciamo che un'ispirazione... Lo sconosciuto. No, assolutamente sì, è un giovane autore emergente anche lui, però sì, sicuramente è Stephen King, un po' in tutto. Non c'è alcun dubbio, questi giorni sto anche leggendo il suo nuovo libro, quindi diciamo che lui sicuramente è il numero uno. Ma tanti, poi, in realtà, la parte un po' più umoristica, che poi è rappresentata dal personaggio di Kevin, che è l'amico del protagonista, ha molto di Stefano Benni, che è uno scrittore che adoro dai tempi delle scuole medie, quindi c'è Saltatempo, che è un libro che penso di aver riletto, ma in questo caso senza esagerare, siamo sulla quarantina di volte, è consumato a casa, e ovviamente se lo tocco si autodistrugge ormai, però è molto vissuto. E per la parte descrittiva, appunto, Ken Follett molto, tanto, soprattutto io ho letto soltanto l'anno scorso la trilogia del Novecento, che lui ha scritto negli ultimi anni. Ho resistito alla voglia di leggere il primo libro quando è uscito, perché poi sapevo che non sarei riuscito ad aspettare la pubblicazione dei successivi, quindi ho preferito tenere il punto, aspettare che uscissero tutti e tre e poi leggerli in fiato, perché non ho grande pazienza. Auguri, E poi un altro che non posso non menzionare è Barry Woods, che lo conosce molto bene, che è il mio autore fantasy preferito. Ci ho ritrovato parecchio, in alcuni... Non si direbbe. Ma nel senso positivo del termine. E anche se negli ultimi anni qualcosa che lui ha scritto mi è piaciuto un po' meno dei suoi classici, però ha scritto
35 libri, quindi insomma sarebbe anche ingiusto pretendere da lui sempre grandi storie. Ci sono molte influenze in effetti, sì. Il libro si sentono, ma non sono mai stucchevoli. Cioè, e quando è chiaro, proprio, cioè nel senso che quando è chiaro che lui sta citando qualcosa, qualcuno lo sottolinea in maniera che non ti sto prendendo sì, in giro, lo dice alle... Non spaccio come mie cose che non sono. Esatto, è molto bello che un autore emergente soprattutto non si prenda dei meriti che non ha. Adesso voi avete citato autori che io personalmente non ho letto, quindi non conosco, quindi non li ritrovo in questo libro, però mi piace che lui me lo dica, è molto onesto da parte tua. Ne sarebbe ingiusto insomma appropriarmi, fare i miei meriti che miei non sono, però ove è stato possibile ho omaggiato insomma. Pigliati il fatto che ti ha detto che sei onesto e basta. È esagerato, sì, sì. Uno scrittore si vede anche dalle influenze, nel senso, certo. Da come riesce anche a evolvere. Se non leggi non puoi scrivere. Esatto. E qua sì, sono stufa di ripetere, l'hai scritto molto bene in italiano. Una cosa che io purtroppo leggendo questo libro dovevo un po' farlo anche random a un certo punto, perché il tempo era poco, perché la presentazione, perché devo essere critica. Però una gran voglia di leggerlo come una persona che legge questo libro senza doverlo giudicare e criticare. Quindi hai sicuramente ottenuto questo risultato, lo hai ottenuto. Poi? Io volevo farti la domanda, Andrea. Prego, dica. Ti rimprovero solo una cosa, però sto vogliando. Non ho messo cose contro la Juventus, però non lo ripeto. No, l'ho apprezzato ieri sera. No, ti volevo chiedere questo. Tu hai detto prima che questo libro nasce, forse tu non eri ancora maggiorenne, mi pare di aver capito. Assolutamente. Oh, questa diciamo questa visione del mondo che hai voluto rappresentare nel libro, cioè questa come vogliamo chiamarla? Fantascienza nera, cioè nel senso non è una fantascienza così spettacolare o bella, eccetera. E questa sensazione di una rinascita del mondo era, nasce così attraverso un discorso di un mondo da resettare e vediamo come ricomincia, o nasce per una tua paura, cioè per una tua in quel momento da ragazzo, una paura che questa cosa in quel particolare forse momento storico che poteva essere, che si sarebbe potuto arrivare a una cosa del genere, cioè in effetti a una fine del mondo, tu l'hai vista come un conflitto, ma può essere come un Armageddon o qualsiasi altra cosa, cioè è una visione di paura in quel momento quando avevi quell'età, o è più una visione di capire o comunque sì, anche se il mondo finisce, come poi sarebbero i rapporti umani? Era più un discorso di paura o un discorso di scoprire il dopo? Ammappate che domandina! Non l'ho letto. Però fa parte della famiglia. Deve conoscerlo bene, perché era quasi preoccupata. No, paura per fortuna no. Diciamo sì, era un po' più la curiosità. Ma poi dunque... Il problema del problema, nel mio caso la sfida del fantasy, io ho provato qualche anno fa anche a scrivere un racconto, diciamo un romanzo fantasy nel senso più puro del termine, quindi con elfi, maghi, fate, orchi. Dopo una decina di pagine insomma che avevo scritto, ho riletto e mi sono detto ma che accidenti ho scritto, nel senso che non lo reputo il... Non ti apparteneva. No, per quanto mi piaccia poi anche leggere Terry Brooks, anche se poi... un'altra caratteristica di Terry Brooks che un po' si può ritrovare è il fatto che i fantasy di Terry Brooks, pur avendo dovizia di magia, elfi, orchi, goblin, insomma le classiche creature fantasy, anche il mondo di cui lui narra è comunque un mondo dove la magia è sempre stata presente, ma dove le creature magiche tornano sulla Terra in seguito a una guerra nucleare. Quindi a differenza di Il Signore degli Anelli, che comunque è ambientato in una terra di mezzo, una terra fantastica,
come il classico fantasy, anche Terry Brooks ambienta il suo fantasy sulla Terra in un futuro dove c'è stato un conflitto nucleare. Questo per dire che appunto il fantasy classico con elfi e quant'altro non sono capace a scriverlo, ma con grande onestà. Io ci ho riprovato anche nel corso degli anni, ma ogni volta mi bloccavo e non mi piaceva quello che scrivevo, sempre portando al discorso di prima. E per il resto mi piaceva l'idea di scrivere qualcosa che fosse ambientato comunque nel nostro mondo, per l'appunto sulla Terra, ma al tempo stesso ho provato qualche volta anche a scrivere romanzi storici in senso stretto. Questo c'è un aneddoto divertente. Qualche tempo fa provai a scrivere un romanzo ambientato nell'impero bizantino, scrissi un paio di pagine, le mandai a un mio amico esperto di storie, in particolare di storia medievale. Mi disse: senti, molto interessanti queste due pagine, però rilevò in due pagine 3-4 errori storici gravi, quindi mi sono detto evitiamo, perché anche qua non è il caso. Non è il caso. Invece il romanzo, insomma, distopico consente comunque di ambientare la propria storia sulla Terra, nel mondo reale, e anche se si vuole di analizzare comunque la storia in qualche modo, ma poi di creare una propria storia a sé. Quindi quando ambienti qualcosa nel futuro hai più libertà, se vogliamo. Quindi questo poi è il significato della scelta di questo particolare futuro. Per fortuna non una paura, ma più libertà d'azione, ecco. Quindi mi piaceva l'idea. E poi mi piaceva l'idea, sì, per rispondere insomma, in modo proprio più concreto e preciso alla domanda, l'idea di esplorare un po' come si sarebbero sviluppati i rapporti umani dopo un evento così tragico. Era un'occasione, insomma, da sfruttare. Cose che pensano tutti i ragazzi, certo, adolescenti, voglio dire. Chi è che non pensa come si domanda, ma se domani finisce il mondo cosa farà? Quindi a noi ho anche una domanda, certo. Non ho ancora letto il libro, quindi però lo farò insomma in questi giorni. Però ho saputo che tu hai anche una vena molto ironica e quindi scrivi dei libri, insomma, delle parodie. Ho scritto parodie in passato. Qualcuno, ti piace di più la parte ironica? Qualcuno dei presenti le conosce. Come la tua madre. Allora, fino a qualche tempo fa hai detto che preferivo i miei racconti ironici, le mie parodie. E adesso invece mi piace un po' più rileggere le cose più serie. Però comunque, come poi si può constatare appunto nel personaggio, la parte ironica, ma anche perché già per l'appunto la trama non è esattamente il massimo dell'allegria, se non ci fosse qualche momento anche più leggero e comico a spezzare la tensione, probabilmente sarebbe intollerabile. Quindi non andrebbe bene. No. Qualche momento leggero ci sta. Meno male. Sì, è giusto. È doveroso. Certo. Poi? Io non ho letto Dominio per come è uscito dalla stampa. Assolutamente non l'ho letto, perché io conosco il Dominio dei 17 anni. Dominio dei 17 anni aveva l'autenticità del racconto di un ragazzo che era in lotta. E l'appunto che gli ho fatto è stato proprio: perché tanta guerra? Ecco, la domanda che ti faccio oggi è, non l'ho ancora riletto, c'è ancora tutta quella guerra, perché? Sarei in grado in futuro di scrivere un libro che una donna, con sentimenti diversi da quelli della battaglia, della pugnaci, diciamo, potrà godere come negli aspetti che si godono nel libro, perché io ricordo la prima stesura dell'amicizia con Kevin, dell'amore appena accennato, la storia d'amore a 17 anni lui non aveva ancora esperienze, era più un sogno, più un'immaginazione per lui, quello che infatti la storia d'amore non c'è alla prima una storia d'amore, infatti, era appena accennato, io leggevo stupita dalla grande fantasia di questo figlio, come provasse a parlare di cose che ancora non gli appartenevano, perché non aveva ancora sviluppato la capacità di relazionarsi con una donna in questo senso, era ancora l'epoca delle amicizie, dei filadini, ma insomma non era ancora l'epoca della storia, e invece lui ha approcciato la situazione amorosa con grande delicatezza. Sì, con rispetto, sì. E questa cosa mi ha sempre meravigliato, perché non sembra mio figlio. Ti chiederei se lo
se questa domanda la fa la madre o la donna? Per due. Allora, a parte, diciamo, che la descrizione sembra quasi fare di me a quelli da un sociopatico, insomma, non era proprio così pessimo, insomma. E a parte tutto, lo spero. Spero di poter scrivere sempre qualcosa di più elaborato e anche di meno combattivo, però comunque, tranne Stephen King, che penso non abbia mai scritto di guerra, anche stavamo bene, e la maggior parte degli scrittori che amo comunque hanno scritto di guerre, di battaglie, un tipo di lettura, ma anche un tipo di argomento che mi piace scrivere. Ritengo comunque che la narrazione delle battaglie mi riesca sufficientemente bene, spero almeno, poi non devo essere io a dirlo, ma i lettori ovviamente. E quindi ho continuato comunque a scrivere di questo genere. Poi si spera ovviamente di migliorare, quello sempre, perché non si finisce mai, e si spera di padroneggiare anche altri generi, altri stili, quello si spera sempre. Adesso la guerra c'è, cioè, quindi va lei. Quindi... Allora, mentre cerchiamo le altre domande, se ce ne sono, ti consegno la tessera di senza barcode, ecco, e la nostra penna. Ottimo, ma sempre comodo avere una penna in più. Il prossimo appuntamento con la rassegna letteraria sarà per il 14 novembre all'interno del Campidoglio, la Sala del Carroccio. Presentiamo Supernova, che è il libro di Nicola Biondo e Marco Canestrari. Chi voi si occupa di politica conosce la politica. Daniela, è una continua soddisfazione questa sera. È un libro. Benissimo, avrei sentito parlare sicuramente di questo libro. È un noir politico su come nasce, cresce e muore il sogno di Gianroberto Casaleggio. Cito a memoria, insomma. Lo presentiamo con grazie alla grande intelligenza di Marcello De Vito, nella presenza dell'Assemblea Capitolina e anche dell'amministrazione tutta, all'interno del Campidoglio, no? Alla Sala del Carroccio, dove insomma Nicola Biondo l'altro giorno ha detto uno delle scene del crimine. E quindi sarà molto bello, e spero che qualcuno dell'amministrazione venga con noi, perché è giusto che sia presente. Sarà un'intervista che porterà avanti David Parenzo, quindi insomma sarà una giornata molto intensa. Vi auguro di esserci, accreditatevi dal sito di Senza Barcode, trovate proprio la pagina per l'accredito, perché ci sono solo 50 posti disponibili, la stampa ovviamente se li sta portando via tutti. Il 7 dicembre abbiamo Chiara Laia, che è una tua collega di Bologna, che era molto, ti faceva anche, non si dice auguri, ma si dice merda, 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 ma è tanta merda per Andrea. E Chiara ha scritto un romanzo edito dal Semibianco, e ambientato in Portogallo, una storia d'amore, ma anche una storia di sentimenti complessi. E io però ho letto solo la sinossi e qualche pezzettino di capitolo, e sono molto fiduciosa e so che anche lei mi metterà in forte imbarazzo, perché sono certa che è un libro ben scritto. Ci fermiamo per un po', perché il 17 gennaio è il mio anniversario di matrimonio, quindi non si lavora per tutto gennaio, anzi prenderemo un aereo per andare dove sta più caldo. Si ricomincerà poi con un altro libro di quelli che fanno discutere, perché si parlerà di massoneria con dei massoni, quindi sarà un libro sicuramente molto interessante. Daniela, ti voglio in prima fila, ormai sei la mascotte, ci devi essere. Si andrà avanti ancora con un altro libro, una storia d'amore, ma una storia di arte. Infatti ti chiedo già ufficialmente di poter presentare insieme questo libro. La protagonista si occuperà di tante cose, tra le quali dipingere, fotografare, insomma. Bellissima. Sarà una cosa molto 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 artistica. Beh, di quelli allora... che ci fanno emozionare. Siamo qui.
E poi senza barcode continua la sua rassegna, continua con le varie iniziative, ricomincerà Bloggami, che è un concorso letterario per autori che si vogliono cimentare nel farci emozionare con 1000 parole. Avranno a disposizione solo 1000 parole per poter, insomma, raccontarsi. E poi ci sarà Arte e Libertà, che sarà la seconda edizione. Pittori, scultori, artisti, tutti insieme, esatto, verranno premiati sempre dalla giuria popolare e da quelle degli esperti di Senza Barcode. Senza Barcode è un'associazione no profit, quindi non è anche il giornale che lavora, che è un organo dell'associazione, non percepisce alcun tipo di denaro, contributo da nessuna parte. Vive le iscrizioni, se volete la campagna iscrizione 2019 è aperta. Dopo che ho fatto lo spazio pubblicitario, possiamo chiudere oppure lasciare spazio a un'altra domanda. Niente, l'autore delle pizzette qua. Lei può monopolizzare anche tutta la serata, però. Se tu hai al momento in cantiere un'altra storia, e se eventualmente questa storia percorre un pochettino questo filone, cioè se pensi di proseguire su questo filone. Non so se è una domanda che puoi dare, puoi anche non dare, non so. No, non c'è problema. Più che altro sapere in cantiere un'altra storia che intendi, diciamo, pubblicare eventualmente in questo modo. Il seguito, quindi una risposta più semplice. Sì, sì, anche perché comunque il libro termina con un cliffhanger, quindi insomma si spera. Termina con qualcosa che dovrà finire, esatto. Quindi non termina in realtà. Termina, però c'è comunque spazio sempre per un possibile seguito. Che è già pronto, mi pare di aver capito. Può darsi. Capito, l'autore emergente già si sente. Certo. No. Speriamo che sia già pronto l'altro per poter. Quello che diceva lui prima, no? Esatto. Ho visto la mano alzata. Una curiosità, signore dei formati, quello ha possibilità che possa diventare un libro? Okay, sapevo che ho avuto un attimo di sapevo che certi scheletri non sarebbero rimasti giustamente negli armadi. Signore dei Formelli è una parodia del Signore degli Anelli, ovviamente, che ho scritto, questa ancora prima, questa risale al 2004, credo, 2005. Ah, va indietro. No, forse anche prima, adesso non vorrei sbagliarmi, ma non ricordo se fosse già uscito il film sul ritorno del re, che è del 2003, mi pare. Perché mi sa che io scrissi la parodia nei primi due film, ma attendevo l'uscita del film del terzo per continuare la parodia, quindi sì, forse addirittura 2003. E diciamo è una parodia piuttosto politicamente scorretta del Signore degli Anelli, quindi diciamo ora come ora, senza un robustissimo lavoro di revisione, sarebbe impubblicabile in tutti i sensi, anche per una certa massiccia presenza di parolacce e turpiloquio, quindi eviterei insomma di darla alle stampe. Poi un futuro chissà, magari un po' edulcorato, magari anche no, perché dopo tutto quello lo spirito, chissà, speriamo, potrebbe essere interessante, no? Dopo un racconto così cupo e una cosa talmente, diciamo, ironica. Ricordandomi parzialmente anche alla domanda precedente della signora Mamma, e tra le due versioni c'è stata soltanto una revisione magari di stile, oppure oltre magari la storia dell'umore maggiormente sviluppata hai aggiunto anche episodi, magari personaggi secondari? Cos'è cambiato quindi? La risposta è la seconda, nel senso che la revisione di stile, grammaticale e tutto, è stata la cosa principale, ma ho anche aggiunto, più che aggiunto, ho sviluppato meglio alcuni personaggi, nel senso che magari avevo scritto di alcuni eventi e anche di alcuni personaggi, però relegandoli a poche battute. Ho cercato, insomma, almeno quelli che ritenevo meritevoli di un approfondimento, ho cercato di concedere un po' di spazio, qualche battuta in più, di presentarli. Qualcuno l'ho aggiunto ex novo, ho aggiunto in particolare un punto dove si spiega in qualche modo l'origine del cattivo del libro, che era totalmente assente nella vecchia
nella vecchia bozza, possiamo dire, nella bozza precedente, e sinceramente rileggendolo, io lettore avrei voluto sapere da cosa nasceva il cattivo, in particolare da cosa nasceva il suo nome, il suo soprannome, anzi, per meglio dire, poi insomma, si chiarisce leggendo ovviamente, però era un punto che era rimasto inesplorato nella bozza, invece era giusto che venisse esplorato. E poi c'è un altro personaggio che i due amici incontrano nel corso della storia, cui avevo dato uno spazio infinitesimale, invece ho un pochino aumentato perché poi mi piaceva insomma quel personaggio. Quindi leggendo anche là mi sono detto, ma merita più spazio, è crudele relegare un capitolo e basta, quindi l'ho nobilitato, diciamo, o almeno ho provato, poi mi dirà. Siete un bellissimo pubblico, dovevi che hai delle persone molto interessanti intorno a te. Belle domande. Sì, sì. Sì, potevo anche non venire, in effetti. No. Allora, altro? No. Direi che per la modica cifra di 150 euro a coppia, mi sbaglio, guarda 150 più. Euro gli dice che è scontato. Mi sbaglio sempre. Mettiamo i consigli. Sì. Potete acquistare il libro di Andrea, e se no le pizzette non le mangiate. Quello pensavo fosse scontato. A voi, grazie di essere.